formazione del San Drigo Hockey opposta all'amatore Vercelli. E l'incontro sarà ripreso dalle telecamere di Studio 7 HD con l'operatore Flavio Zattera. San Drigo e Vercelli che anticipano il loro impegno rispetto alla maggior parte del programma, che è rinviato per consentire la disputa delle Final Eight di Coppa Italia, che si stanno svolgendo appunto a Trissino in contemporanea. Tra l'altro, con questo incontro stanno andando in scena le semifinali, nonché gli altri impegni della Coppa Italia femminile e della Coppa Italia di Serie 2. Sta entrando in pista in questo momento la formazione ospite dell'Amatori Vercelli, sin qui protagonista di una ottima stagione. Il Vercelli è una neopromossa che è già al quart'ultimo posto dall'alto dei suoi 16 punti. Il San Drigo a rincorrere a 6, e quando le giornate ormai si stanno accorciando per quanto riguarda la fine della regular season, per San Drigo di fatto questa è forse l'ultima chiamata per provare a inseguire la salvezza. San Drigo a 6 punti, a pari merito con il Tiene all'ultimo posto. Al terzultimo posto c'è il Bassano, che ne ha 13, e poi c'è appunto il Vercelli, protagonista di un'ottima stagione, che ha segnato il ritorno in Serie A nella massima categoria dopo qualche anno della formazione giallo-verde, una squadra che nel Piemonte ora è la capofila, perché purtroppo il Novara è un po' in disarmo, se ci si può passare questo termine, visto che è mestamente nelle ultime posizioni del campionato di A2, ma stiamo parlando appunto di piazze storiche, Vercelli e Novara, di cui c'è assolutamente bisogno per provare a rilanciare questo sport che è capace di regalare emozioni uniche e che ci auguriamo poter vivere anche questa sera per un incontro che sarà arbitrato dalla coppia formata dal signor Enrico Barbarisi di Salerno, accoppiato al signor Alessandro Canonico di Bassano del Grappa, ad assisterli al tavolo con il terzo arbitro nel conteggio dei 45 secondi regolamentari per andare alla conclusione, i signori Adriano Marangoni di San Drigo e Alberto Fabes di Tiene. Vediamo, diamo lettura intanto delle formazioni che daranno vita lì in questo incontro, cominciando dagli ospiti, gli Amatori Vercelli. I portieri sono Francisco Rodrigo de Silva Veludo con il numero 1, il secondo portiere Diego Marcon con il 10. Il portiere vercellese è sicuramente un punto di forza della formazione ospite. Poi abbiamo con gli esterni il numero 5, Emiliani Mattia, che è un bassanese, già il secondo anno in terra piemontese. Poi abbiamo Giuseppe Tarsia con il numero 7, il vice capitano Matteo Brusa con il numero 8, il numero 37 viareggino Alex Raffaelli. Poi abbiamo lo straniero João Ricardo Mendes da Silva, il numero 57, il secondo straniero, Duran Ballestero con il numero 87, che è il capitano. Poi abbiamo Oscar Ferrari con il 99. L'allenatore della formazione ospite è un vero totem di questa disciplina, e cioè Sergio Silva, un signore che ha sicuramente scritto la storia di questo sport anche in Italia. Ha fatto parte del ciclo del Follonica degli immortali, degli invincibili, vincendo la Coppa Campioni, unica nella storia dell'hockey italiano. E poi ha fatto grande Bassano, Valdagno e lo stesso Breganza. È approdato qui a Vercelli, la prima esperienza da capo allenatore dopo aver avuto una stagione un po' sfortunata, tra l'altro assieme a Claudio Cacao in quel di Cremona non è riuscito a salvare la circostanza, la formazione da lui allenata. Quest'anno ha sfoderato sicuramente una ottima annata, andando sicuramente a cogliere l'obiettivo stagionale di fatto, e questa sera con un risultato positivo potrebbe veramente essere messo in cassaforte definitivamente. San Drigo però sostenuto da una curva che è sicuramente encomiabile per non aver mai fatto mancare il suo appoggio alla formazione di casa, è chiamato appunto a questo sforzo, alla possibilità di riaprire ancora la corsa salvezza, ma deve assolutamente tentare di conquistare i tre punti con questa formazione. I portieri Andrea Dalzotto con il numero 1 e Tommaso Bernardelli con il 12, gli esterni Giovanni Bordigno con il 2, Alberto Pozzato con il 5, Marco Poletto con il 6, Federico Menin con il 23, Giovanni Crudelli con il 9, Stefano Campagnolo con il 17, Francesco Gasparotto, che è il capitano della formazione di casa, con il numero 4, e poi Claudio Lopez figlio detto Cacao con il numero 54, che ha sin qui messo a segno 30 reti e che è al secondo posto nella particolare classifica cannonieri del campionato di Serie 1 hockey pista regular season.
dicevamo del programma della 22esima giornata che si completerà, possiamo dire, gradualmente. Sabato prossimo infatti Thiene e Bassano recupereranno questo turno e poi il 19 di marzo si andrà a completare questo 22esimo turno. Poi mancheranno solo 4 giornate alla fine della regular season e alla fine saranno quindi i playoff. Questo programma, dicevamo appunto, di Thiene Faisanè, la Breganze, poi Amatori Vasche Lodi Trissino, Follonica Sarzana, Bassano Forte dei Marmi, Monza Scandiano, Valdagno Viareggio. La classifica la leggeremo dopo, anche se il signor Ulrico Barbarisi fa spostare le porte del calcetto da dietro la porta del portiere ospite. Formazione vercellese che schiera come appunto tra i pali Veludo, poi abbiamo Ballestrero, Brusa, Milani e il numero 37 Raffaelli. Per contro il Sandrigo risponde con Andrea Dalzotto, Giovanni Clodelli, Stefano Campagnolo, Giovanni Bordignone e Claudio Cacau. Qualche altro problema prima dell'inizio del match? Adesso sembra tutto pronto, quindi ci accingiamo a commentare questo match. Buon divertimento a chi ci ascolta e chi è in visione. Primo possesso per Sandrigo, per Vercelli, scusate, con il numero 87 Ballestrero, all'indietro da Raffaelli a scambiare il capitano Ballestrero Raffaelli. Milani, il taglio davanti a Raffaelli che si vola sul settore di destra del fronte d'attacco vercellese, recupera una buona pallina per il Sandrigo, il numero 2 Giovanni Bordignoni, schierato dal tecnico Francesco Marchesini nel quintetto di base. Attenzione, c'è una conclusione pericolosa, fa buona guardia Veludo. Campagnolo poi va a recuperare palla, il signor Barbarisi interrompe il gioco e ordina che la porta sia collocata nella posizione regolamentare. È stata spostata inavvertitamente e poi sarà ripresa del gioco. Vediamo di chi sarà il possesso. Un ingaggio a due, questa è la decisione dell'arbitro principale, il signor Barbarisi, che dirige assieme ad Alessandro Canonico di Bassano de Grappa questo match. Possesso per Sandrigo, conquista l'ingaggio Stefano Campagnolo, il numero 17, primo anno a Sandrigo per lui. Buono il tentativo di servire Claudio Cacau, ma ha un cattivo controllo. Allora siamo dall'altra parte con Mattia Milani che si rifugia all'indietro da Ballestrero, anzi da Raffaelli. Ancora Milani a scambiare con Ballestrero, Raffaeli, passaggio, il blocco per il compagno che si inserisce. Tipica gioco a due di centrocampo. Il taglio di Raffaeli a liberare spazio per Mattia Milani. Buona l'organizzazione tattica data da Sergio Silva a questa formazione. La conclusione di Mattia Milani in girata fa buona guardia Andrea Dalzotto. Riparte Sandrigo con Clodelli che sfrutta il blocco di Bordignon per acquisire spazio. La conclusione da lontano di Stefano Campagnolo. La fa buona guardia a Veludo tra i pali. Sandrigo che è l'andata vinceva 3-1 in quel di Vercelli e c'è qualche rimpianto, perché forse quella poteva essere una partita di fatto, uno scontro diretto, almeno quello era all'epoca. Anzi, avesse portato a casa i 3 punti, forse la stagione di Sandrigo avrebbe preso un'altra piega. Così non è stato, c'è stato nel finale il pari di Vercelli sul 3-3 e poi Sandrigo purtroppo è ceduto l'incontro casalingo, che è costato tra l'altro la panchina ad Alberto Vidale, sostituito da Francesco Marchesini. Francesco Marchesini che vanta un'esperienza a Vercelli a metà degli anni 80 e quindi è un ex della serata. Era quella l'epoca del Vercelli della presidenza domenicale. Attenzione, ottima la giocata del Sandrigo, la palla che danza pericolosamente. Sfortunato il Sandrigo, era un buon dai e vai con la conclusione di prima intenzione, anche se sporcata, di Giovanni Bordignon. Veludo se l'è cavata con l'aiuto della traversa e con un riflesso per andare a prendere una palla che stava danzando pericolosamente alle sue spalle e infilarsi oltre la linea di porta. Sandrigo quindi vicino al punto del vantaggio,
Attenzione, c'è la conclusione da lontano di Raffaelli. Stava facendo velo Brusa davanti ad Andrea Dazzotto, che l'ha vista all'ultimo momento. Comunque anche questa minaccia è stata sventata. Attenzione, Claudio Cacao, volitiva la prova di Cacao, ma soprattutto di Giovanni Bordignon, che anche lì era andato a cercare il tap-in, così non è stato sfortunatamente per lui. Riparte Vercelli con Mattia Milani all'indietro per Capitan Ballestrero. Raffaelli, Milani, il blocco di Milani, anzi la finta di blocco e l'inserimento, il taglio davanti a Raffaelli. Buona l'intesa tra i due. Ballestrero, bel inizio di match. Sandrigo assolutamente più vicino al gol di quanto non abbia fatto sin qui Vercelli. 21:30 la conclusione della prima frazione di gioco. D'altra parte Sandrigo non ha altra scelta che cercare i tre punti. Attenzione, qui c'è una, subito un richiamo per Giovanni Clodelli, che viene punito con il cartellino blu dal signor Barbarisi, inflessibile, reo di aver commesso un fallo sull'avanti vercellese. Allora subito l'occasione per Vercelli di sbloccare il risultato, non ci voleva per Sandrigo, perché un match che devi vincere a tutti i costi, iniziarlo con una punizione di prima contro dopo nemmeno 4 minuti all'inizio del match, con la, prospettiva nella migliore delle ipotesi di giocare 2 minuti in power play in inferiorità numerica, non è sicuramente il massimo. Dopodiché questa è la decisione del signor Barbarisi, che è stato inflessibile. Il fallo magari era evidente, però stiamo a vedere il tentativo di trasformazione di Mattia Milani, che non finalizza. Ingaggia 2, è stato bravo nella circostanza Andrea Dazzotto e ha detto di no. Tra l'altro era una sfida tra bassanesi, perché Andrea Dazzotto e Mattia Milani sono appunto di Bassano del Grappa, così come bassanese Francesco Marchesini e bassanese sono Stefano Campagnolo e Giovanni Bordignon. Sandrigo quindi in inferiorità numerica, 2 minuti di power play per Vercelli. Vediamo come articola la manovra la formazione di Sandro Silva per cercare di sfruttare questa superiorità numerica. Il tentativo di blocco, la conclusione, il tap-in di Brusa, che ha una conclusione lenta ma sicuramente pericolosa. Perde poi palla Claudio Cacao, ma va a subire fallo di squadra con Francesco Marchesini, che ha mandato a prepararsi sul recinto, sulla porta d'uscita, Alberto Pozzato. Alle viste quindi il primo cambio della formazione di casa, con Vercelli che deve cercare di capitalizzare questo power play dal momento che Mattia Milani ha fallito la punizione di prima. Ma intanto c'è Stefano Campagnolo che va a tenere palla dietro la porta di Veludo, poi perde sfera, cade Raffaelli, ha qualcosa da dire al signor Canonico, che non ravvisa gli estremi per interrompere il gioco, e allora ancora power play di Vercelli. Vediamo questo 4-3, 4 contro 3 come viene orchestrato. Sandrigo con due giocatori dietro, Bordignon e Cacao, e Stefano Campagnolo di punta. La conclusione di Ballestrero è imprecisa, e allora Bordignon che va a servire Claudio Cacao, che tenta di lanciare lungo Stefano Campagnolo, che recupera bene la sfera. Il lancio per Claudio Cacao, attenzione, ottima la ripartenza di Cacao solo davanti a Veludo, che gli dice di no e che dimostra di essere un signor portiere, lo sapevamo. Attenzione qui Brusa, bravissimo anche dall'altra parte Andrea Dazzotto sulla conclusione a colpo sicuro degli avanti vercellesi. Match che si è ravvivato. D'altra parte l'inferiorità numerica stimola le squadre ad impegnarsi maggiormente, sia in difesa che in fase di possesso. E allora Vercelli con Ballestrero a smistare per Raffaelli, Brusa dall'altra parte, stop e tiro di Brusa che è un mancino, va a fare blocco Brusa per Ballestrero, la conclusione trova il pattino di Stefano Campagnolo. Sandrigo che si sta difendendo con ordine pur essendo in inferiorità numerica, e va a terminare il power play con il signor Barbarisi, che dice che la porta va messa a posto. È noto il signor Barbarisi per i suoi atteggiamenti da istrionici, diciamo così, da protagonista. È sicuramente un fischietto che si fa rispettare e soprattutto è molto esperto. Si riparte, Ballestrero, Raffaelli per la formazione ospite, va a cercare di sorprendere Andrea Dazzotto sul primo palo, che fa buona guardia, perde disgraziatamente per lui sfera Claudio Cacao. Fallo di squadra fischiato al Sandrigo, e sono già il primo fallo di squadra, quello commesso dal Sandrigo.
due li hanno commessi Vercelli, sì, qui Sandrigo ha avuto il torto di commettere un fallo punito con un cartellino blu e conseguente punizione di prima non sfruttata da Mattia Milani, così come il successivo power play, la conclusione intanto da lontano di Ballestrero. Alberto Pozzato a caccia della sfera, la recupera bene, il servizio per Claudio Cacao che è fronteggiato da Ballestrero. E allora possesso per la formazione di casa. Ancora Sandrigo, fasi convulse del match. Cacao per Pozzato, tentava di chiudere la triangolazione con Claudio Cacao, il passaggio è risultato impreciso. Alle viste un doppio cambio per Vercelli. Attenzione, palla vagante. Non riesce a recuperarla di un non nulla Giovanni Bordignon. Sandrigo in difesa alta, in pressione, come è normale che sia, e soprattutto secondo i dettami del proprio tecnico. Ma d'altra parte, ripetiamo, Sandrigo ha assolutamente bisogno di tre punti. Lo sa bene la curva della brigata Steccafisso, che sta incitando costantemente i propri beniamini all'inizio del match, cosa che hanno fatto per tutta questa stagione, sia in casa che in trasferta, ricevendo gli elogi da tutte le formazioni ospiti. Abbiamo visto un Alessandro Bertolucci qui con il Sarzana all'ultimo turno, Sarzana che si è imposto qui a Sandrigo sul doppio vantaggio e che è andato a ringraziare e a salutare anche lui la curva di casa, proprio che ha il merito di incitare i propri beniamini e di non mai irretire la formazione ospite. Anche questo è un elogio personale che ci sentiamo di fare ai tifosi sandricensi per la loro sportività, vanno sicuramente elogiati. Nella conclusione da lontano di Ballestrero, non trova la porta, sarà possesso per Sandrigo con Stefano Campagnolo e Claudio Cacao, che va a dare il cambio a Giovanni Clodelli, che ha scontato la sua penalità. Si riparte, Clodelli, Pozzato che si tenta di liberarsi in area, va ad avanzare dietro la porta sfruttando il fisico e anche la tecnica di cui è sicuramente capace il numero 5 di casa, Clodelli. Pozzato all'indietro per Stefano Campagnolo, la conclusione di Campagnolo, veludo che si distende in posa plastica, la cosiddetta spagnola, per andare a sventare la minaccia. È sicuramente uno degli elementi più continui il portiere vercellese. La conclusione di Bordignon avventata, se va sulla, a rimbalzo Mattia Milani, ma recupera bene Giovanni Bordignon, che ha avuto un ottimo inizio di match, ha anche sfiorato la rete del vantaggio, è stato sfortunato nella circostanza il numero 2 di casa, bravo ancora una volta a tentare di sorprendere sul primo palo veludo, che ha fatto ancora una volta buona guardia. Vercelli che è pronto a inserire a un doppio cambio, almeno queste sembrano essere le intenzioni di Sergio Silva. Attenzione, Stefano Campagnolo, la conclusione, veludo a dire di no, tanto per cambiare. Dietro la porta il mancino di casa, tenta il servizio per Giovanni Clodelli, la palla che danza pericolosamente davanti a veludo, ma c'è una deviazione, palla alta, va sulla sfera Ballestrero e esce Mattia Milani. Lascia il posto al numero 57 Mendes da Silva, ora in possesso di sfera il portoghese. Joao Mendes da Silva, la conclusione di Raffaelli imprecisa, recupera la sfera per Sandrigo. Marco Poletto che è entrato intanto al posto di Giovanni Bordignon, cade Stefano Campagnolo. Riparte Vercelli con Ballestrero, attenzione, Raffaelli è un cattivo controllo, buon per Sandrigo perché era lanciato a rete il numero 8 vercelliese Brusa. E allora siamo con Alberto Pozzato che tenta l'alza e schiaccia dietro la porta, ancora veludo a dirgli di no. 14:34 al termine della prima fazione di gioco, 0-0 il punteggio. La conclusione di Stefano Campagnolo, trova il pattino o il parastinco di Brusa, attenzione,
Alberto Pozzato cercava di premiare l'inserimento di Marco Poletto, ma hanno fatto buona guardia i difensori gialloverdi. Attenzione ora a Mendes da Silva, in ottima azione davanti alla porta di Dazzotto, ma siamo dall'altra parte con Stefano Campagnolo che non trova un passaggio per Marco Poletto, lo trova ora, il doppio scambio tra i due, ancora Poletto a cercare di imprimere ritmo all'azione del sandricense, all'indietro da Alberto Pozzato, cerca lo spazio per Mari per esibirsi nel suo proverbiale tiro, ma c'è il fallo dei 5 secondi e c'è soprattutto il primo time out di questa partita, 13:48 al termine, 0-0 tra Sandrigo e Vercelli. Sandrigo che, ripetiamo, è chiamato a forse all'ultima chance per riaprire il proprio campionato e cercare di inseguire la salvezza. C'è Bassano 7 punti più su, Bassano che in questo turno che recupererà il 19 marzo avrà il Forte dei Marmi in casa, quindi sulla carta un match proibitivo, e quindi Sandrigo dovesse vincere andrebbe a 4 punti dalla formazione giallorossa in una particolare sfida a 3 per evitare gli ultimi due posti, sfida a 3 che coinvolge solo formazioni vicentine. I Vercelli è stato bravo a tirarsi fuori dagli impicci subito con un ottimo inizio di stagione, ha scavato il solco e dall'alto dei 16 punti è qui che magari può giocare anche per 2 risultati su 3 qui a Sandrigo questa sera. Dovesse andare a punti, Vercelli potrebbe sicuramente festeggiare anzitempo, anche se la matematica dice che Sandrigo comunque lo stesso tiene, possono ancora sperare, ma un punto qui di Vercelli avrebbe sicuramente il sapore di sentenza, o poco ci manca. E allora Mendes, Raffaelli alla ripresa del gioco, possesso per Vercelli, qualche attimo di attesa perché la pista è umida e va asciugata per non compromettere la stabilità dei giocatori che indossano i pattini, come è ovvio e banale sottolineare, e quindi hanno bisogno di una superficie per nulla scivolosa anche per la loro incolumità. Tutto è pronto per la ripresa del gioco. Raffaelli e Mendes da Silva a riprendere il gioco. Ballestrero, capitano vercellese, poi vi diremo dei marcatori della formazione ospite. Mendes da Silva che ha un cattivo controllo, la finta di tiro è dietro la porta, l'alza e schiaccia, tentato, impreciso. Giovanni Crodelli che perde sfera anche per l'attacco di Ballestrero, attenzione, un tentativo di servizio di Ballestrero per Mendes da Silva. Ci ha messo il corpo il difensore sandricense, buono per la formazione di Francesco Marchesini perché un uomo davanti alla porta di Andrea Dazzotto a pochi passi. Era una buona opportunità per la formazione ospite. E allora c'è Giovanni Crodelli che contende il possesso da Alex Raffaelli. All'indietro per Ballestrero, attenzione Brusa che si è liberato al centro del campo, ma viene il signor Barbarisi, vede un blocco, una irregolarità commessa dalla formazione ospite che va a commettere il terzo fallo di squadra, e allora sarà possesso per Sandrigo a 12 minuti e 52 al termine della prima formazione di gioco. Marco Poletto si libera bene, la conclusione di Poletto raso terra insidiosa per il portiere ospite che comunque se la cava della circostanza. E allora possesso per Vercelli. Vercelli sicuramente tiene maggiormente palla rispetto a Sandrigo. Sandrigo cerca di capovolgere subito il fronte. Sandrigo, Vercelli opta invece per una manovra più elaborata. Qui c'è Stefano Campagnolo che cercava di lanciare lungo la sponda Alberto Pozzato, ma il passaggio è risultato impreciso. Attenzione che di Mendes Silva si libera bene. Marco Poletto a contrastarlo.
le finte di Menel Silva, il tentativo di conclusione di Brusa, recupera sfera per Sandrigo, per Compozzato che si esibisce in 1 contro 3, quanto improbabile. E infatti ancora Vercelli dall'altra parte in possesso di sfera. Con Mendes da Silva perde sfera per l'insistita azione di difensiva dei sedicesi. Attenzione, Alberto Pozzato, ottima la giocata di Pozzato, è sfortunata perché aveva messo a sedere Veludo e la sua conclusione purtroppo per lui ha trovato la traversa, a dire di no. Sandrigo, ripetiamo, maggiormente vicino alla rete del vantaggio rispetto a Vercelli, che peraltro ha avuto una punizione di prima concessa per fallo di Giovanni Crodelli. Sandrigo che sta alzando le cadenze, Pozzato che si è appena esibito in un ottimo numero, una giocata che ha dimostrato tutta la tecnica di cui è capace il numero 5 di casa. Attenzione Sandrigo qui prossimo a terminare i 5 secondi, ma tenta il tiro Poletto, la deviazione di Crodelli alta sopra la traversa. Altro cambio ordinato da Sergio Silva. È uscito Mendes Silva, ci sembra. No, è ancora in pista, scusate. Ancora è uscito Brusa, ci sembra. Attenzione, numero 99 per la formazione ospite. Oscar Ferrari. È uscito il numero 8 Brusa, infatti. Passaggio impreciso. Va a recuperare sfera Marco Poletto che evita i 5 secondi regolamentari nel caso di passaggio all'indietro. Ancora Poletto, cattivo controllo di Poletto, e in quel caso forse è meglio aspettare il fischio dell'arbitro anziché cercare un rilancio improbabile che può essere preda della formazione ospite. Time out, 10-09 al termine della prima fase di gioco. Rientra Claudio Cacao, rientra Giovanni Bordignon, escono Alberto Pozzato che ha sfiorato il gol con un'ottima azione individuale, esce anche Marco Poletto. E allora siamo ancora al quintetto che ha dato inizio al match. Queste sono le rotazioni disposte da Francesco Marchesini. Sì, qui non sono entrati Federico Menin e Francesco Gasparotto, oltre ovviamente al secondo portiere Tommaso Bernardelli per i giocatori di Francesco Marchesini, ma anche Sergio Silva ha ruotato i propri effettivi. Sin qui sono già 6 i giocatori della formazione ospite che sono entrati in pista dall'inizio di questo match, che è giunto ormai al 15° ed è ancora, e vede ancora il risultato a reti inviolate sullo 0-0. A ripresa del gioco sarà possesso per Vercelli. Che schiera Ballestero, Mendes da Silva, Raffaelli e Oscar Ferrari con Veludo in porta, mentre Sandrigo ha tra i pali Andrea Dalzotto, autore si chiude in un'ottima prova, Stefano Campagnolo, Giovanni Crodelli, Claudio Cacao e Giovanni Bordignon. Ancora la pista che deve essere asciugata. In porta per Vercelli, ricordiamo, Veludo, autore di un'ottima prova anche lui sin qui. Si deve ai portieri sicuramente se è risultato ancora sullo 0-0. Sandrigo più vicino alla marcatura di Vercelli, che comunque ha avuto ottime opportunità e sta dimostrando e sta legittimando la sua classifica con una manovra ordinata, un possesso palla assolutamente efficace, buone trame quelle orchestrate dalla formazione ospite, che ora è in possesso di sfera con Mendes da Silva dietro la porta e lo affrontare Giovanni Crodelli. La conclusione di Mendes da Silva fa buona guardia fortunatamente per Sandrigo. Andrea Dalzotto, Claudio Cacao che conquista una buona pallina, solo che la formazione ospite si è già chiusa la protezione del proprio settore difensivo, e allora Giovanni Crodelli però per Sandrigo che tenta di scardinare la difesa ospite, va a prendersi un fallo di squadra, è il quarto, quello commesso da Vercelli. Ricordiamo che a 10 si esaurisce il bonus e si subisce la punizione di prima. E anche questo è un fattore capace di influenzare le sfide di questo sport che sta vivendo in contemporanea la festa di Trissino con la Final 8 di Coppa Italia e
le finali di Coppa Italia di A2 e femminile. Giovanni Borrigno per Sandrigo a proporre una trama in ripartenza, lo va a chiudere Alex Raffaelli, il servizio per Giovanni Clodelli, dietro la porta Clodelli, si rifugia da Stefano Campagnolo che stava pensando alla conclusione, ci ha ripensato, la palla che danza pericolosamente davanti a Veludo che la vede all'ultimo momento e ci mette la classica pezza. E ancora Sandrigo allora che può recriminare, ha avuto l'inizio che doveva avere Sandrigo su questo match, lo ricordiamo, Sandrigo ha bisogno assolutamente dei tre punti, quest'anno ha vinto solo con Bassano, poi ha conquistato tre pareggi, uno fuori casa proprio a Vercelli all'andata e poi altre due in casa con Scandiano e Valdagno, questi sono stati i punti sicuri di Sandrigo. Campagnolo ha avuto un buon controllo ma non ha creduto al compagno Giovanni Bordignon nella circostanza. Adesso c'è Claudio Cacao, la conclusione di Cacao è bella, una bella sta filata che però è imprecisa, non trova la porta, peccato per Cacao che ci tirerebbe a dare un dispiacere al suo ex coach compagno di avventura Sergio Silva, non tanto per una credine personale ma quanto per, solo ed esclusivamente per il fattore agonistico, per quello che dice la classifica. Claudio Cacao e Sergio Silva assieme hanno scritto pagine importanti dell'hockey pista italiano vincendo lo Scudetto 2009 di Bassano e la Coppa Italia 2015 a Breganze, non lo dimentichiamo mai, con un gol di Claudio Cacao ai supplementari contro Viareggio. Breganze che è impegnato e alla semifinale proprio che si sta disputando in contemporanea con questo match in quel di Trissino. Attenzione Giovanni Bordignocca e cade, e il signor Barbarisi che facendo che non ci sono gli estremi per concedere e va addirittura ad espellere Stefano Campagnolo. No, vediamo. Ah no, viene ordinato un cambio. Semplicemente un cambio. Oppure no, vediamo, non si capisce. Fasi convulse del match, il signor Canonico a richiamare Giovanni Clodelli. E va ad ammonirlo. Uguale sorte ci sembra per Stefano Campagnolo, anzi no, ha chiesto solo di uscire. Hanno protestato i giocatori sandricensi ravvisando gli estremi a loro dire di un fallo da rigore commesso ai danni di Giovanni Bordignon. Le spiegazioni del caso, Giovanni Bordignon accetta la decisione arbitrale, anche perché protestare avrebbe poco senso, il rischio magari di qualche ulteriore guaio. No, ci sembra sia stato solo ammonito Giovanni Clodelli dal signor Canonico. Si rimane sullo 0-0, mancano 6 minuti e 52 secondi al termine della prima frazione di gioco. 0-0, ripetiamo il punteggio. Attenzione qui, Mendes si libera bene, è dotato di ottimi fondamentali, soprattutto la voce palleggio. E c'è la rete di Sandrigo! C'è la rete di Sandrigo! Un po' confusa forse, è stato un tentativo di assist di Claudio Cacao e forse la sfortunata deviazione di Veludo. Ma quel che è più importante, Cacao tendeva a servire un compagno al centro dell'area e Veludo si è deviato con la stecca alle spalle. Questa palla, sfortunato il portiere vercellese, autore sin qui di un'ottima prova. Ma quel che è importante per Sandrigo, che la situazione finalmente si sblocca a vantaggio della formazione di casa, che ripetiamo ha bisogno come il pane di questi tre punti. E allora 1-0 per Sandrigo a 6-37 dal termine della prima frazione di gioco. È il 31esimo gol stagionale, quello messo a segno dal numero 54 di casa. Un'altra conclusione, Sandrigo galvanizzato dalla rete di vantaggio ma deve stare attento a non scoprirsi. C'è Mendes, arriva alla conclusione, attenzione Sandrigo che è una buona trama di 2 contro 1, cattivo il controllo di, attenzione, peccato, cioè, aveva avuto un cattivo controllo Giovanni Bordignon che però è riuscito a rinvenire nel possesso di palla, ha dato un passaggio, un assist al bacio come si suol dire per Claudio Cacao che però ha avuto la conclusione imprecisa vicino al punto del 2-0 Sandrigo, e sarebbe stato un gol prezioso come il pane
ci ripetiamo, scusate se siamo banali, ci perdoneranno i tifosi vercellesi, ma Sadrigo sicuramente questa sera si sta giocando praticamente il campionato. Bordignon, la deviazione ravvicinata di Claudio Cacao, imprecisa sopra la porta, sarà possesso per Vercelli. Altro time out intanto con Sergio Silva e i compagni, che hanno rincuorato il portiere Veludo, che ha dimostrato sicuramente di essere un ottimo elemento e che è stato sfortunato in quell'occasione della rete del vantaggio messa a segno da Claudio Cacao, che a 6.37 dal termine, quindi poco più di un minuto fa, ha portato in vantaggio la formazione di casa, che ripetiamo all'ultimo posto della classifica assieme al TN con 6 punti. Una classifica che, quando sono state giocate 21 giornate, vedi Lodi avanti a tutti con 51, al secondo posto Forte di Mami con 49, al terzo posto Valdagno con 43, al quarto posto Appaiate, Viareggio e Lanaro Braganza a 40, al sesto posto Calispezza e Sazzana a 35, poi abbiamo al settimo posto Impe di Folonica 34, il Trissino è l'ottavo, che va a chiudere la potenziale griglia playoff con 31, al nono posto Team Service Carmonza a 28, al decimo posto per Scandiano a 24, l'undicesimo Vercelli a 11, a 11 punti. Dodicesimo posto, cioè terzultimo, quello utile a salvare la pelle, come si suol dire. Attenzione qui, confusione. Interrotto il gioco, non credo. Sarà ripresa a due verosimilmente, anziché se c'è un conciliabolo tra il direttore di gara e il signor Canonico. E si accerta delle condizioni di andare al Zotto. Dicevo, appunto, il dodicesimo posto è occupato attualmente da, anzi il tredicesimo posto, no, dodicesimo posto, scusate, è occupato da Bassano, il tredicesimo e quattordicesimo, vede Appaiati prima di questa giornata, appunto, tiene e Sandrigo a 6 punti, ma Sandrigo vincendo andrebbe a 9, con vista sul Bassano che è più su a 13, ma intanto almeno riaprirebbe i giochi, questo è assolutamente vitale per Sandrigo, quindi la ricerca dei 3 punti, ma Vercelli ovviamente non è d'accordo e ha rimandato in pista con Ballestrero, con Vendersilva, con Ferrari e con Raffaelli, sta cercando il pareggio, come è normale che sia, pozzato dall'altra parte, la conclusione murata da Mendes Silva che riparte, va a guadagnare un fallo di squadra, il numero 57 ospite, Ballestrero, Mendes Silva, Joao, questo c'è sulla sua maglia, e allora Ballestrero, la conclusione pericolosa, c'è stata una deviazione, possesso per Vercelli, questa è la decisione del signor Barbarisi. 4 minuti e 34 al termine della prima frazione di gioco, Sandrigo in vantaggio grazie al punto rimesso a segno del suo numero 54, Claudio Cacao. Ballestrero dietro la porta per Vercelli, lo scambio, attenzione, era una buona trama questa della formazione ospite, con Ferrari che ha cercato la conclusione ravvicinata nei pressi della porta di Andrea D'Azzotto, la conclusione murata di Ballestrero, ha fatto buona guardia in fase difensiva Alberto Pozzato per i suoi. Bordignon, attenzione, la palla che va verso la curva sandicense. Attenzione, la pallina, ricordiamo, pesa 155 grammi e può assumere velocità sicuramente imprevedibili e che possono far male anche per chi guarda la partita dagli spalti. Non ci sembra sia stato il caso. Giovanni Bordignon intanto a contendere il possesso a Ballestrero, si rifugia da Alberto Pozzato che va da Giovanni Crodelli, buono lo spunto del numero 9 di casa dietro la porta, passaggio all'indietro per Stefano Campagnolo che non ci pensa su, la conclusione con Giovanni Bordignon che cercava di andare in tappina o a deviare, ma siamo dall'altra parte con Mendes da Silva, volitiva la sua prova sin qui,
dotato di buoni fondamentali questo giocatore straniero, portoghese, di nazionalità ci sembra. Ballestrero, ancora Mendes da Silva che ci libera di un fazzoletto, la conclusione viene deviata, siamo dall'altra parte con Giovanni Bordignon, sicuramente volitiva la sua prova, è a passo trasformato rispetto alle esibizioni di inizio stagione. Giovanni Bordignon sta palesando un'ottima condizione atletica e è stato autore, sì, qui ripetiamo, di una prova gagliarda, è stato premiato da Francesco Marchesini che ha fatto ricorso ripetutamente a lui sin qui. Allora Alberto Pozzato per i suoi ad orchestrare una manovra offensiva a 2 minuti e 40 ormai dal termine della prima fazione di gioco. Sandrigo in vantaggio grazie al suo numero 54 Claudio Cacau. Attenzione Giovanni Crodelli, ottimo lo spunto in accelerazione, dotato di buona tecnica di palleggio e pattinaggio, sicuramente il numero 9 di casa, altrettanto a dirsi per Alberto Pozzato. Si rifugia all'indietro da Stefano Campagnolo, la conclusione di Campagnolo, la parata di Veludo, era difficile questa perché c'era Giovanni Bordignon a far da velo a impedire la visuale al numero, al portiere ospite che però si è disimpegnato da par suo, è stato sfortunato, ripetiamo, in occasione della prima rete della formazione di casa. Ancora Stefano Campagnolo, anche lui di una buona prova sin qui. 1,50 possesso per Vercelli con Ferrari, va da Ballestrero, Mendes da Silva, Raffaelli, Ballestrero, Raffaelli, Mendes Silva, elaborata la manovra di Vercelli, il taglio di Ballestrero libera spazio per il compagno, la conclusione di Raffaelli, bravissimo dal Zotto a metterci il guantone sinistro e a dire di no. Stefano Campagnolo che ha un buon passaggio trovando puntuale alla ricezione Giovanni Crodelli. Ancora Stefano Campagnolo, perde sfera però per l'azione difensiva di Ballestrello che propone una trama di 3 contro 2 per i suoi. La conclusione di Mendes Silva, ci mette il guantone, era raso terra ma ha fatto buona guardia. Andrea Dazzotto, ultimo giro di lancette di questo primo tempo, 1-0 per Sandrigo che deve cercare di portare a casa almeno la prima fazione di gioco anche sul minimo vantaggio. Stefano Campagnolo, una finta di tiro, il passaggio per Alberto Pozzato, ma siamo dall'altra parte pericolosamente, attenzione la palla che danza pericolosamente, bravissimo Andrea Dazzotto a sventare la minaccia e qui c'è un fallo subito da Stefano Campagnolo, il signor Barbaresi gli dice hai solo subito una carica, ti fischio fallo di squadra e nulla più, così è. Barbaresi che invita Campagnolo ad alzarsi e lo ammonisce, reo di aver protestato con eccessiva veemenza secondo il fischietto salernitano. 31 secondi al termine, un'occasione da parte dall'altra, entrambi interessanti. Sandrigo che ha sfiorato il punto del 2-0 ma Vercelli che è andato vicino al pareggio e Sandrigo deve ringraziare assolutamente il suo portiere di casa. Sandrigo che può portare a, che può tenere palla sino al termine della prima fazione di gioco perché mancano 28 secondi in questo istante. E allora vediamo se Alberto Pozzato sceglie di tenere palla. Si rifugia da Stefano Campagnolo. Eh no, fallo dei 5 secondi e allora Vercelli che avrà un ultimo possesso, 15 secondi al termine, una punizione dall'angolo alto, non è stata buona la giocata di Sandrigo in disimpegno nella circostanza, concedere una punizione all'angolo alto a 15 secondi dalla fine del primo tempo è un errore sicuramente, ma tant'è. E allora vedremo quali saranno le scelte dei giocatori di Sergio Silva. Vediamo se ordina una specie di grappolo davanti a Andrea Dazzotto, quindi per l'ultima conclusione.
magari fare il veglio davanti al portiere, può essere questa la scelta della formazione ospite. Ma intanto con Ferrari e Mendes da Silva, in possesso di palla, l'angolo alto alla sinistra, Sandrigo che si chiude bene, almeno questo ci sembra. Attenzione, sì, infatti due giocatori a far veglio davanti alla porta di Andrea Dalzotto. 4 secondi, la conclusione è imprecisa. Finisce il primo tempo, ma il signor Barbarisi facendo che si dovrà necessariamente riprendere con l'ingaggio a due, ma dovrebbe essere sventata la minaccia per Sandrigo. 1-0, quindi questo è il punteggio con cui si sta chiudendo il primo tempo di questa sfida tra Sandrigo e Vercelli, vale per la 22esima giornata della regular season del campionato di Serie 1 Hockey Pista. Gentili signore e signori, da Fausto Pozzan a risentirci tra una decina di minuti per il secondo tempo di questa importante sfida in ottica salvezza.
Bentornati all'ascolto, gentili signore e signori. Tra qualche istante riprenderà il gioco qui dal Pallasport di Via Capitello a Sandrigo. 1-0 all'intervallo per la formazione di casa, che ha sbloccato il risultato grazie a una rete peraltro fortunosa messa a segno dal suo numero 54 Claudio Cacao quando mancavano circa 6 minuti e mezzo al termine della prima fazione di gioco. Un match ben diretto dalla coppia arbitrale, i signori Canonico e Barbarisi. Match tutto sommato piacevole, caratterizzato da ripetuti capovolgimenti di fronte. Sandrigo che ha fatto qualcosa di più, ha preso due traverse soprattutto e ha legittimato così il vantaggio, anche se Vercelli si è dimostrata sicuramente formazione organizzata con un ottimo portiere al di là dell'infortunio che è costato alla rete. Buone trame di Vercelli, che ha avuto il maggior possesso palla rispetto a Sandrigo. Sandrigo che ha sfoderato le sue armi proverbiali, intensità difensiva, la capacità di ribaltare l'azione e le lotte tecniche di alcuni suoi protagonisti, Claudio Cacao e Alberto Pozzato, ma lo stesso Giovanni Bordignon, autore di una prova sicuramente volitiva. Solita sicurezza in porta per Andrea Dalzotto ed ecco spiegato l'1-0 della pausa. Match comunque lontano dal dare i suoi verdetti, allora si riparte con i quintetti scelti dagli allenatori, che per quanto riguarda Vercelli sono Veludo, Mendes Silva, Ballestrero e Ferrari per Sandrigo, Pozzato, Campagnolo, Clodelli, Bordignon e ovviamente Andrea Dalzotto in porta. Attenzione, la conclusione di Pozzato, tiro accompagnato, la parata, la conclusione dall'altra parte di Raffaelli, impreciso anche il controllo di Clodelli sul passaggio di Campagnolo, non si era avveduto del servizio del compagno. Vercelli quindi che ha sfiorato il punto del pareggio, una conclusione imprecisa degli avanti gialloverdi. Ma Sandrigo che intanto ha commesso il suo quarto fallo di squadra, 6 quelli commessi da Vercelli, che è in possesso di palla in questo istante con Ballestrero. Il blocco di Ballestrero per Mendes, una classica giocata di centrocampo, la conclusione di Mendes a Silva deviata. Possesso per Sandrigo con il suo numero 17 Stefano Campagnolo, Alberto Pozzato, Giovanni Bordignon. Pressione alta di Vercelli che sta alzando i ritmi alla ricerca verosimilmente del pareggio, e allora ci vogliono i portatori di palla. Sandrigo ha Alberto Pozzato che è sicuramente molto abile nella circostanza, altro giocatore dotato di qualità tecniche Giovanni Clodelli, che nella circostanza trova Veludo a dirgli di no. E allora Mendes da Silva a prodursi in azione insistita, isolata. Giovanni Clodelli che con la collaborazione di Giovanni Bordignon ottiene nuovamente il possesso per la formazione biancoazzurra di casa. Alberto Pozzato dietro la porta, senza soluzione di continuità in questo istante il match. Non ci sono pause. Ora Vercelli rintanata a protezione della propria area. Sandrigo a scambiare a due tocchi, Campagnolo, la finta di tiro, il servizio per Bordignon che si libera bene sulla sponda, riceve, una conclusione velleitaria nella circostanza, quella del numero 2 della formazione di Francesco Marchesini. Riparte Vercelli, João Mendes da Silva, Ballestrero all'indietro, João Mendes, Raffaelli, Ballestrero, João Mendes da Silva, ancora João Mendes, si era inserito Ballestrero. Vercelli che dimostra di avere una ottima organizzazione tattica sicuramente, anche se qui perde sfera il proprio capitano. Recupera palla per Sandrigo Giovanni Bordignon, se ne sono già andati 3 minuti della ripresa. Attenzione, Alberto Pozzato in azione insistita, stava pensando all'alza e schiaccia, ci ha ripensato, torna all'indietro, è sicuramente in ottime condizioni il numero 5 sandicense. Clodelli intelligentemente
la palla all'indietro per Stefano Campagnolo, insidiosa la sua conclusione ma alta sopra la distanza regolamentare. Ragion per cui il signor Barbarisi assegna il possesso alla formazione gialloverde ospite, una delle società più prestigiose e più importanti della storia dell'hockey pista italiano, vincitrice di 3 scudetti. Era il Vercelli di Daniel Martinazzo, di Franco Girardelli, e poi è stato anche il Vercelli di Pino Marzella, di Jimmy Trazze. Grandi campioni, grande spettacolo al Palla Isola. Ha ospitato anche una Final Four di Coppa Campione nella stagione 98-99. Vercelli ci andò in finale, peraltro, contro uno stratosferico Igualada. Grandi pagine di questo sport, scritte grazie a questa magica maglia che è tornata in A1 e ci vuole rimanere. Attenzione qui, il palo, Vercelli vicinissimo al pareggio. E poi c'è Ferrari a protestare. Una grande azione quella orchestrata dal numero 57 ospite, che ha avuto solo la sfortuna di trovare la traversa a dirgli di no dopo aver messo a terra anche il portiere di casa, che si era vanamente proteso in tuffo a tentare di sventare la minaccia. Grande azione questa del numero 57 ospite. Vercelli vicino al punto del pareggio. E Sandrigo, quindi, che in questo momento mette in pista il suo capitano Francesco Gasparotto, che va a dare minutaggio e riposo ad Alberto Pozzato, autore sì qui di una buona prova. Sandrigo quindi che si affida all'esperienza del suo capitano per reggere l'urto della formazione ospite protesa alla ricerca del pareggio. 20-46 al termine del match che per Sandrigo è questione di dentro o fuori, perché è vero che la matematica lascerebbe ancora qualche speranza, ma senza i 3 punti stasera Sandrigo virtualmente dovrebbe dire addio alla Serie 1 riconquistata dopo la stratosferica stagione scorsa, che ha visto Sandrigo vincere anche la Coppa Italia di Serie 2. Si riparte, un ingaggio a 2 con Stefano Campagnolo. Si libera bene della pressione avversaria, va alla conclusione imprecisa, peccato, c'era anche Giovanni Codelli sul secondo palo. Ma è stato autore di un buono spunto il numero 17 di casa, nella circostanza. E allora Giovanni Codelli, intelligentemente, ha detto porta, cerca Giovanni Bordigno sul primo palo, non ci ha creduto il numero 2 perché Veludo era dall'altra parte. In quei casi, se sei appostato bene sul primo palo, basta spingere, la palla entra e si esulta. Peccato, ma siamo dall'altra parte con il numero 57, si immola Stefano Campagnolo sulla conclusione del numero 57 ospite, che è sicuramente l'elemento dotato di maggior tecnica individuale tra gli ospiti. La conclusione intanto di Raffaelli, dotato di sicuramente di un buon tiro, va sulla sfera Francesco Gasparotto, rimbalzo irregolare, e allora siamo ancora con Vercelli in possesso. La formazione ospite protesa alla ricerca del pareggio sta facendo entrare anche il numero 5 Mattia Milani. Raffaelli, João Mendes da Silva, Ballestrero, ancora João Mendes da Silva, l'accelerazione di De Silva va a fermarlo Campagnolo, ma De Silva è veramente un folletto, va alla conclusione. Buon per Sandrigo, che Andrea Campagnolo era ben piazzato sul suo palo. E allora Bordignon, però dall'altra parte capitan Gasparotto, Campagnolo, il cambio, entra l'autore del gol Claudio Cacau, che tenta di liberarsi di Ferrari, va a terra il signor Barbarisi, fischia fallo di squadra contro Claudio Cacau. Non ci sembrava che avesse protestato, ma evidentemente ha voluto punire la simulazione. Cacau si disinteressa di quello che sta facendo il fischietto, sì, arbitrale, e forse fa bene. Ricordiamo che con il warning, il secondo warning costa il blu, e non è il caso per Sandrigo di andare in inferiorità numerica in questa fase del match, dove Vercelli è proteso alla ricerca del pareggio.
e Sandrigo deve cercare di resistere, magari anche di arrotondare, per portare a casa un successo che sarebbe vitale. Ancora João Mendes da Silva dietro la porta, attenzione, e c'è il tappin, attenzione, il signor Canonico ha fischiato pattino. Questa, per questo motivo ha fermato l'azione di Ferrari che stava esultando. Intanto c'è la conclusione di Codelli, parata da Veludo, perde sfera João Mendes da Silva. Codelli è stanco evidentemente, il numero 57 ospite. Attenzione Francesco Gasparotto, Campagnolo, 18 minuti al termine, 1-0 per Sandrigo. Claudio Cacao si era liberato bene da conclusione imprecisa, peccato. João Mendes da Silva, attenzione, l'alza e schiaccia, l'irregolarità per palla alta, entra intanto Mattia Milani, esce Ferrari per gli ospiti. Campagnolo, Cacao, Gasparotto, Codelli, Sandrigo che sta alzando i ritmi. Per non dare punti di riferimento alla difesa ospite. Ancora Gasparotto che controlla con un po' di difficoltà il passaggio di Claudio Cacao. Il bravo Cacao a liberarsi, tenta un assist per Campagnolo, è una ottima trama tra i due. Peccato. Ma siamo dall'altra parte con Mattia Milani che viene annullato da un'ottima giocata difensiva di capitan Gasparotto. Cacao allora a rallentare un attimo. Si va per dire, subito l'assist per Crodelli, la conclusione di Crodelli imprecisa. Ma siamo dall'altra parte con capitan Ballestrero per gli ospiti. Mattia Milani intanto di punta a impegnare Gasparotto dietro la porta di Andrea Dalzotto. Il taglio di João Mendes da Silva non se l'è sentita di assisterlo Mattia Milani, ma il numero 57 ospite è dietro comunque la gabbia di Andrea Dalzotto, lo va a contrastare con le buone e con le cattive Stefano Campagnolo, e fa bene perché è il momento di tirar fuori la grinta per Sandrigo a costo magari di commettere qualche fallo. Time out intanto, situazione falli 6 pari, situazione punteggio 1-0 per Sandrigo, 16-20 al termine. È una bella partita considerando che ci si sta giocando la salvezza, non certo un posto playoff o magari il primato in classifica, ma ci sono ottimi elementi in entrambe le formazioni che hanno dimostrato buone qualità tecniche, e allora sta venendo fuori un bel match che per ora sta premiando Sandrigo. Sedici e venti al termine. I tifosi di Sandrigo che stanno incitando la loro formazione. In vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Claudio Cacao. Ballestrero, conclusione imprecisa, possesso per Sandrigo. Pozzato intanto che è rientrato in pista, è entrato anche Marco Poletto per la formazione di casa, sono usciti Bordignon e Campagnolo, è uscito anche Claudio Cacao. Per la verità la conclusione di Pozzato, la parata di Veludo, riparte Vercelli, Milani, Raffaelli, cade Codelli, attenzione,
fallo di pattini in area. Francesco Gasparotto che non rilancia, e c'è il signor Barbarisi che richiama Marco Poletto. 15-38 al termine della partita. Sandrigo in possesso con Clodelli, lo scambio con Francesco Gasparotto, impreciso il passaggio ma Alberto Pozzato rinviene in possesso. Il rilancio per Francesco Gasparotto, Marco Poletto, Pozzato, Gasparotto, Clodelli, Poletto, Pozzato, Poletto. Poletto, la conclusione di Poletto murata da Raffaelli, e allora possesso per Vercelli. Prende da Silva, la conclusione di da Silva, la parata di Dazzotto che gli chiude bene lo specchio della porta. Insistita l'azione del numero 57 ospite dietro la porta di Dazzotto. Attenzione Mattia Milani, il tiro accompagnato, la traversa sfortunata Vercelli nella circostanza. Sfortunato l'amatore Vercelli. Ha fatto sicuramente di più dall'inizio della ripresa la formazione ospite. Meriterebbe il pareggio. Anche se Sandrigo ha avuto un paio di spunti interessanti. E soprattutto sta dimostrando un'ottima organizzazione, soprattutto difensiva. Ma ora c'è un'accelerazione di Mattia Milani, va a fronteggiarlo Giovanni Clodelli. Cade Milani, fallo di squadra commesso da Giovanni Clodelli, è il settimo. 13-49. al termine. 1-0 Sandrigo. Vercelli che ha già colpito due pali, è andato vicino sicuramente al pareggio, più vicino di quanto Sandrigo sia andato ad allungare nel punteggio, ma tant'è. Una partita sicuramente avvincente. Vediamo ora, sarà possesso per Vercelli dopo questo time out, con Sandrigo che ha mandato in pista anche Federico Menin, quindi Francesco Bacchesini che ha fatto ricorso a tutti i suoi uomini di movimento dall'inizio di questo match. Vercelli con Brusa, Milani, Raffaelli e Mendes da Silva. Queste le scelte di Sergio Silva. La conclusione di Raffaelli, imprecisa ma non di molto. E allora le finte di tiro intanto di Mendes da Silva. Milani dietro la porta di Dazzotto che fa buona guardia sull'uscita da dietro porta. Attenzione qui dall'altra parte, Milani si vola, scivola purtroppo per Sandrigo Campagnolo. È rientrato Menin che recupera bene. C'è un fallo dal limite dell'area. Menin è ripiegato a protezione della propria area e ha sventato la minaccia. Ma ha concesso la punizione alla formazione ospite. Cicca clamorosamente Raffaelli, riparte Pozzato, azione insistita di Pozzato, Meninghe trova la rete del 2-0, 13-07,
Azione insistita di Alberto Pozzato. L'assist al bacio per Menin, che di prima intenzione trafigge sul secondo palo. Peludo, Sandrigo 2, Vercelli 0. Questa è sicuramente una rete importante per la formazione di casa, perché quando mancano 13 minuti e 0-7 Sandrigo va sul doppio vantaggio. Rete sicuramente importante. Bravo Menin e bravo Marchesini a credere nelle qualità tecniche del numero 23 di casa, che è sicuramente dotato di un buon tiro anche di prima intenzione, lo ha dimostrato nella circostanza. Si riparte con Sandrigo sul doppio vantaggio a 13 minuti dalla fine, è sicuramente importante, non è una sentenza ma è sicuramente un'ottima notizia per la formazione di casa. Campagnolo, Clodelli, Pozzato, va a contrastarlo Mendes da Silva. Vercelli aveva fatto di più dall'inizio di questo secondo tempo, ha colpito anche due traverse, ma Sandrigo ha avuto il merito in un'azione insistita di Alberto Pozzato sulla sinistra di trovare l'assist vincente per Menin, che non si è fatto pregare, ha scaricato di giustezza un tiro di prima irresistibile e imparabile per Veludo, che si è dovuto arrendere. 2-0 quindi per Sandrigo, che perde qui sfera con Campagnolo. Riparte Vercelli, attenzione, Raffaeli tenta di imitare il collega, trova un palo esterno a dirgli di no, a negargli la gioia della rete. Qui Codelli ha un cattivo controllo, si avventa come un falco, Mendes Silva gli chiude la via della rete. Andrea Dalzotto va a trovare un fallo. Sandrigo intanto è l'ottavo, quello commesso da Vercelli, che è sotto 2-0 nel punteggio a 11:56 dal termine. Raffaelli esce, entra Ballestrero per Vercelli. ...11:56 allora, 2-0 per Sandrigo, Pozzato sulla sfera. Di fronte a lui Brusa. Menin, l'autore del punto del 2-0 per la formazione di casa, lo va a pressare Mendes da Silva, si libera della sfera Menin, un passaggio impreciso effetto della pressione della formazione ospite, che sta assolutamente cercando il punto per riaprire il match. Abbiamo già ricordato in sede di presentazione che per Vercelli conquistare un punto significherebbe di fatto chiudere la pratica salvezza, anche se comunque ha un vantaggio rassicurante in classifica la formazione di Sergio Silva dall'alto dei suoi 16 punti. Sandrigo invece è fermo a quota 6, vincendo oggi andrebbe a quota 9, a meno 4 da Bassano, che occupa la terz'ultima posizione, quella utile per rimanere in A1. Federico Menin lo va a contrastare Brusa, ne elude l'intervento con un passaggio all'indietro per Stefano Campagnolo. Pozzato, ancora Menin. Bordignon è entrato in pista e premiato da Francesco Marchesini per l'impegno e per la buona condizione fisica che sta dimostrando. Menin, il passaggio che ti deriva a servire Campagnolo è stato preciso, ma è stato il più lesto di tutti a riavventarsi sulla sfera. Cristiania contro Cristiania del numero 23 di casa ad assicurare un possesso per la sua squadra, vicina all'esaurimento del tempo per andare al tiro. Si libera della palla Menin. Bordignon, attenzione, il signor Barbarisi sta facendo che si può proseguire, anzi no, è scaduto il tempo per andare al tiro. È possesso per Vercelli, 10-06, ma soprattutto è 2-0 per Sandrigo. Avviamoci quindi agli ultimi 10 minuti di match, sicuramente avvincenti. Sergio Silva che sta protestando, o forse si sta spiegando con il signor Barbarisi.
che dice che si dovrà proseguire il match con il possesso a favore di Vercelli, perché Sandrigo ha esaurito il bonus per andare alla conclusione, bonus dei 45 secondi regolamentari come ricordiamo. E allora Vercelli con Mendes da Silva, con Milani, con Mendes da Silva, Ballestrero, ancora Milani per Vercelli, Ballestrero, 9.47, è ancora lunga ovviamente, ma intanto Sandrigo è sul doppio vantaggio e sta legittimando comunque la sua questa situazione di vantaggio con una prova sicuramente volitiva e determinata al punto giusto. Il tentativo isolato di Evelitar in una circostanza, attenzione, buona la ripartenza in due, a gioco a due di Campagnolo e Bordignon, poi sulla palla vagante ci va per il primo Pozzato che va da Federico Menin, che ha un buono spunto Menin, la conclusione imprecisa, Ballestrero, Milani dietro la porta, Milani, Bordignon va a commettere il fallo, è l'ottavo per Sandrigo, attenzione, entrambe le squadre a due falli dal bonus, 9-0-3, Milani, Ballestrero, le finte di tiro di Ballestrero, Raffaelli, lo va a contrastare Menin, Brusa, tenta di girarsi ma Sandrigo è chiuso a riccio a protezione della propria porta, Milani, dietro la porta Milani, non trova spazi perché Sandrigo si sta chiudendo bene, si rifugia all'indietro da Brusa, sicuramente Vercelli sta spingendo ma trova pochi varchi perché Sandrigo si sta difendendo con ordine, il problema è l'uscita di palla perché Vercelli rimane su in pressione alta, Brusa ha un cattivo, ha una cattiva conclusione, buon per Sandrigo perché Vercelli era rivenuto subito in possesso di sfera, il problema adesso per Sandrigo è riuscire a sviluppare l'uscita dal proprio settore difensivo quando conquista palla perché Vercelli sta pressando alto, lo fa bene nella circostanza Bordignon che va a servire Alberto Pozzato che si stava liberando davanti a Veludo, invece siamo dall'altra parte con Mattia Milani, tentativo di Mattia Milani, cade a terra, nulla di regolare secondo i direttori di gara, Alberto Pozzato ha un cattivo controllo perché il passaggio di Bordignon, no scusate, di Campagnolo era stato impreciso, Brusa si è immolato nella circostanza Federico Menin, ancora Brusa a giocare dietro la porta con Milani, all'indietro per Raffaelli, il blocco di Ballestrero, la conclusione, la parata di Andrea Dalzotto, attenzione, mentre c'è il signor Barbarisi che va a dare un warning, cioè una ammonizione ad Alberto Pozzato, reo evidentemente di aver protestato eccessivamente. Time out a 7.26 dal termine con Federico Menin, l'autore del punto del 2-0, assolutamente vitale per i propri colori, che va ad accomodarsi in panchina e ha complimentato dai compagni, e a dargli il cambio è stato Giovanni Crodelli con il numero 9 per questi 7 minuti che mancano al termine dell'incontro. Incontro sicuramente vibrante, che non ha tradito le attese. Sono stati anche buoni spunti tecnici in una partita che comunque mette in palio la salvezza, sicuramente per Sandrigo, quantomeno. I tifosi di casa che rincuorano e assistono i propri beniamini a spingerli oltre l'ostacolo, e cioè alla ricerca di questi 3 punti vitali per il campionato della formazione di casa, che sta conducendo 2-0 a 7 minuti 26 al termine contro Vercelli, autore sicuramente di una buona prova, che sin qui non ha avuto la fortuna e non è stato premiato dal gol, ci è andato vicino in più di una circostanza e quindi non demorde giustamente dal suo punto di vista. Si riparte, la conclusione di Brusa, ancora una parata di Andrea Dalzotto, ancora possesso per Vercelli, Milani e
Raffaelli a scambiare, Ballestrero, le affinte di Ballestrero, la conclusione, la parata di Andrea Zotto, molto attento l'estremo difensore locale questa sera, abbiamo, come già abbiamo avuto modo di sottolineare nelle precedenti esibizioni peraltro. La finta di ricezione di Pozzato a deludere l'intervento in difesa di Brusa. Pozzato Campagnolo, di tutto di prima a non dare punti di riferimento all'azione difensiva di Vercelli. Buona la circolazione di palla di San Diego nella circostanza. San Diego che è sicuramente cresciuto sia dal punto di vista fisico che tecnico in questi ultimi mesi, due mesi almeno. Segno che la cura di Francesco Marchesini sta avendo effetto, senza nulla togliere comunque la bravura di Alberto Vidale. Siamo dall'altra parte però con Mattia Milani, Raffaelli, il blocco di Ballestero per Raffaelli, attenzione, tentativo di assist di Raffaelli. Vercelli che sta, si sta un po' disunendo, buon per Sandrigo che deve cercare di gestire al meglio questi sei minuti che mancano al termine del match. Pozzato, Bordignon, Clodelli. Sandrigo che si sta gestendo bene il possesso, occupa bene gli spazi. Ultimo uomo, due a centrocampo, la punta che si propone e quindi può giocare al limite dei 45 secondi, va bene, perché in questa circostanza quello che conta è portare a casa il risultato positivo, meglio i tre punti, anche perché Vercelli si sta un po' disunendo, questo è stato un errore forzato della formazione ospite. Allora se ne approfitta Alberto Pozzato che va a conquistare un rigore, azione insistita di Pozzato che al momento di concludere è stato ostacolato, il signor Barbarisi non ha avuto dubbi, ha fischiato il rigore, vedremo chi per la formazione di casa si incaricherà del tentativo di trasformazione. Ci va lo stesso Alberto Pozzato. Sandrigo a 5-17 alla palla del 3-0 che sarebbe sicuramente a questo punto forse un'ipoteca sul match o non di molto lontano. Vediamo, Pozzato sorride confabulando con il signor Barbarisi che tra un po' darà vita al conteggio, i 5 secondi canonici per andare a tentare la trasformazione. Pozzato contro Veludo che è sicuramente un cliente difficile. Barbarisi che richiama il portiere ospite al rispetto della posizione. Peccato, il palo dice di no e allora si rimane sul 2-0, 5 minuti e 13. Vercelli che può ancora sperare, azione insistita del numero 57 Mene da Silva, tenta di servire Milani. La difesa sandricense ci mette una pezza, ancora Pozzato in azione insistita, perde sfera per l'azione difensiva di Mendes da Silva. Attenzione, Milani a dare il cambio a Ferrari. Mendes da Silva dietro la porta di Andrea Dalzotto, Sandrigo che si è chiuso a riccia a protezione della propria area. Raffaelli a sfidare Pozzato, Ballestrero, il blocco di Ballestrero per Raffaelli, la conclusione fuori di poco, 4-18, Sandrigo a 4 minuti dalla conquista dei tre punti che sarebbero, ripetiamo, vitali. Attenzione, Stefano Campagnolo non riesce a controllare l'assist alto di Clodelli, siamo dall'altra parte però con Ballestrero. Attenzione, Ballestrero davanti a Dalzotto, non trova più spazi, deve andare dietro la porta, gli sporca il passaggio Clodelli e fa bene perché Mendes da Silva è sicuramente un giocatore al quale non è il caso di lasciare la sfera a pochi passi dall'area. 3-39, attenzione, palla alta, sarà possesso per Vercelli. Attenzione, Ballestrero, cattivo controllo e quindi Sandrigo è vicino a
avere il possesso. 3 minuti e 29, vedremo se Sandrigo riuscirà a gestire la manovra per far trascorrere anche il tempo se necessario. Entra intanto Marco Poletto, esce Alberto Pozzato. Sandrigo che ha trovato un ottimo contributo da tutti i suoi 8 esterni e naturalmente da un suo portiere Andrea Dazzotto, che vedremo se verrà premiato, se riuscirà ad avere la soddisfazione personale di terminare imbattuto la sfida, per essere purtroppo per lui il portiere che ha subito più reti in tutta la Serie A1. Sarebbe sicuramente una grande soddisfazione che meriterebbe, perché Dazzotto è sicuramente un grande protagonista della stagione sandricense ed è stato autore sin qui di ottime prestazioni. Marco Poletto per Sandrigo. Clodelli, Campagnolo, 2.50. Sandrigo che giustamente sta tentando di tenere palla anche a costo di rimediare qualche fallo dei 45 secondi, non importa. L'importante è sterilizzare le folate offensive di Vercelli, che peraltro negli ultimi minuti sono apparse meno convinte, meno continue, meno organizzate, e questo è sicuramente, sono note positive per la formazione di casa, che deve resistere per questi 2 minuti e 30 che mancano alla fine della partita. Il risultato, se confermato, consiglierebbe a Sandrigo, ripetiamo, di salire a quota 9, a 4 giornate dal termine, a 4 punti dalla zona salvezza. E quindi consiglierebbe a Sandrigo di giocarsi ancora il suo campionato. Si riparte, Giovanni Bordignon. Si disimpegna bene a tenere palla ancora. Perde sfera però per l'azione insistita di Ferrari in fase di ripiegamento. Siamo dall'altra parte con Mendes da Silva. Entrata in area di Mendes da Silva, ma decentrato, non riesce a trovare una facile conclusione. Si rifugia da Balestrero. Ancora Balestrero che entra in area. Bravissimo Dazzotto a sventare la minaccia ancora una volta. Sicuramente uno dei fattori del punteggio di 2-0 per Sandrigo a 1.50 dal termine, l'ottima prova per l'ennesima volta del suo estremo difensore Giovanni Clodelli. Perde sfera Clodelli, riparte Vercelli con Raffaelli. Poletto, attenzione, bravo Campagnoli a metterci una pezza al discapito dello stile, ma non è importante questo. Attenzione, Poletto trova il punto del 3-0. 1.25, Marco Poletto, anche con un po' di fortuna, perché la palla colpita da traversa ha rimbalzato sul pattino dell'estremo difensore ospite. Sandrigo a 1.25 va sul 3-0. Gli altri autori delle reti sono Claudio Cacao e Federico Menin. Sandrigo vicinissimo alla sua seconda affermazione stagionale, sicuramente vitale in ottica salvezza. 1.20 al termine. Sandrigo che deve resistere, ma lo fa dall'alto dei suoi 3 gol di vantaggio, e allora può sicuramente, poi potrà gioire, rincuorarsi e rinvigorire le proprie speranze di salvezza. Siamo ormai all'ultimo giro di lancette. Ottima la prova della formazione di casa, che sicuramente Vercelli ha fatto molto, ha impegnato ripetutamente Dazzotto, ha colpito pali e traverse, altrettanto Sandrigo a dire la verità, e allora ci pare di poter dire che il risultato è anche giusto, e Sandrigo quindi che riapre i giochi in ottica salvezza a 4 giornate dalla fine. Avrà poi la trasferta di Tiene, avrà la trasferta di Scandiano, partite sicuramente dove dovrà tentare assolutamente di fare punti, poi chiuderà le proprie fatiche con un cliente scomodo, vale a dire il Braganza. Ma intanto il campionato di Sandrigo è riaperto a 26 secondi dal termine, l'ennesima parata di Andrea Dazzotto. Vercelli proteso in pressione, il decimo fallo, ci sembra, sì, no, il nono fallo, scusate, quello commesso da Vercelli. 20 secondi e poi sarà festa per
la formazione di casa, premiato il pubblico che ha insistentemente incitato i propri beniamini, premiate le scelte di Francesco Marchesini che ha mandato in pista Federico Menin che ha realizzato il punto del 2-0. La fiducia a tutto il quintetto con il terzo punto dell'apoteosi di Marco Poletto. E allora Sandrigo festeggia, vince 3-0 grazie alle reti di Claudio Cacao a 6 minuti e 30 dalla fine del primo tempo, e raddoppio a 13-07 dello stop nella seconda fazione di gioco di Federico Menin. L'ultima rete è quella del definitivo 3-0 di Marco Poletto. E allora signori, vi diamo appuntamento per le prossime partite in casa del Sandrigo Hockey. Vi ringraziamo per l'ascolto, gentili signore e signori, buon fine settimana. Grazie da Fausto Pozzani, da Flavio Zattera per Studio 7 HD. È tutto qui da Sandrigo. Sandrigo batte Vercelli 3-0.